Frosolone si prepara ad accogliere turisti e visitatori per la giornata della montagna molisana, una 2 giorni di eventi che dal 10 all'11 agosto vedranno all'opera artigiani, produttori caseari e guide ambientali escursionistiche per promuovere le bellezze e le peculiarità del territorio circostante, tutto all'insegna dell'ambiente e dell'equilibrio ambientale. L'evento è stato organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale questa mattina, la conferenza stampa di presentazione. Abbiamo voluto riprendere un'iniziativa che ormai era sospesa da tempo. Erano diversi anni che una giornata, un evento dedicato alla montagna non si svolgeva. Credo che l'ultima volta si è svolta in maniera egregia, organizzata dall'allora assessore regionale Salvatore Muncilli, che svolse nel bellissimo pianoro di Campitello Matese. Da allora c'è stata una sosta. Nel 2019 la modifica legislativa che ha permesso alla Presidenza del Consiglio di poter svolgere delle giornate previste da leggi regionali, e allora è stata l'occasione per noi per riprendere, diciamo, questa possibilità. Riprenderla perché noi abbiamo il dovere, credo, ma c'è stata anche una forte volontà di contribuire alla promozione di quella che può essere, diciamo, il comparto montano e anche il settore turistico, che può dare come opportunità incredibili a questo settore. Non solo natura, ma anche tradizioni, come la celebre esposizione dei coltelli di Frosolone. Il borgo accoglierà artigiani provenienti da più parti d'Italia, come spiegato dall'assessore al turismo del comune Alto Molisano, Luca Fiani. Verranno fatte varie tappe, dalla mattina alla sera, verranno tra il borgo e la montagna, tra le escursioni per far scoprire la nostra bellissima montagna e più il borgo, dove avremo l'apertura dei musei, in più delle piazzette che sono organizzate con dei laboratori di gasificazione, delle vecchie arti e dei vecchi mestieri. Quindi accogliamo questi 2 giorni con grande entusiasmo, con grande spirito collaborativo, che verranno a susseguire altri 3 giorni, dove ci sarà la mostra La Marte, dove avremo espositori da tutta Italia che verranno a esporre i propri coltelli artigianali. Tra le esperienze da non perdere ci saranno le escursioni organizzate dal GAE, percorsi ideati per tutti e che si alterneranno tra il giorno e la notte. Stefano Vitale, le escursioni saranno protagoniste anche in questi 2 giorni a Frosolone. Come si approccia il lavoro in questa manifestazione e soprattutto cosa si offre per l'escursionista? Bene, sì, questa è la nostra grande opportunità, perché riempiremo quasi tutte e due le giornate delle nostre passeggiate. Abbiamo 6 eventi organizzati, di cui 5 escursioni, 4 a piedi, una in mountain bike, e un'attività di educazione ambientale aperta a tutti. Ci tengo a dire aperta a tutti, perché uno pensa sempre all'educazione ambientale fino ai ragazzi e ai bambini, invece no, dobbiamo educarci tutti quanti alla sostenibilità. Le escursioni sono di tutti i livelli, dall'escursionista esperto al turistico, e ci saranno anche 2 notturne alle 10 la sera, una per sensibilizzare la gente al mondo notturno, quindi rapaci, e l'altra invece sulla Volta Celeste.